Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Mille Modi per Brindare. Oggi prepariamo un drink che può sembrare davvero molto semplice, perché è composto soltanto da 3 ingredienti, ma vi assicuro che è uno dei banchi di prova per ogni barman. Difatti, i drink che sono la prova del 9 per ogni barman che si rispetti sono pochi e molto semplici. Manhattan, Negroni, Martini Cocktail e Daiquiri, il drink che prepariamo proprio oggi. Ci sono un sacco di ricette a proposito di questo drink e un sacco di modi di prepararlo. Oggi mi limiterò a darvi la mia ricetta e qualche piccola accortezza per farlo davvero davvero buono. O almeno speriamo. Iniziamo prendendo uno shaker. Gli ingredienti del Daiquiri sono 3 e molto semplici. Rum, succo di lime e zucchero. In teoria dovremmo iniziare a preparare il drink dalla parte alcolica, quindi dal rum. Ma posso assicurarvi che facendo un piccolo cambiamento cambieremo di molto il risultato. Difatti in questo caso partiamo dal lime. Ne andiamo ad utilizzare 3 cl, ma mi raccomando, freschissimo. Ora possiamo passare allo zucchero. Quanti cucchiaini di zucchero dobbiamo versare? 3, 5... No, ragazzi, assolutamente no. In realtà non c'è un numero fisso, perché ogni lime è diverso, di conseguenza ha una diversa acidità. Ragion per cui lo zucchero per bilanciare l'acidità del succo di lime sarà sempre diverso. Quindi, partiamo con 2. Misceliamo. E poi andiamo ad assaggiare. Se secondo noi il balance è corretto ci fermiamo, altrimenti aggiungiamo dell'altro zucchero per bilanciarlo. In questo caso, a mio avviso, è leggermente aspro, quindi aggiungerò un altro cucchiaino di zucchero. Ora ci siamo. Soltanto quando abbiamo ottenuto il giusto balance tra lime e zucchero, possiamo aggiungere la parte alcolica, che sarà composta da rum leggermente invecchiato. Ora si apre un altro capitolo. Che tipo di rum andiamo ad utilizzare? La ricetta dice rum bianco, però vi assicuro che con rum invecchiato il risultato è nettamente migliore. Ma rum troppo invecchiati o con molta aggiunta di caramello possono sbilanciare il cocktail. Ecco perché io personalmente utilizzo rum poco invecchiato, all'incirca 3 anni, non di più. Ora possiamo aggiungere il ghiaccio e andare a shakerare. Un'altra piccola chicca, ghiaccio fino sopra. Quasi che esca dallo shaker. E mi raccomando, shakerate in maniera molto 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 vigorosa. Quando lo shaker sarà completamente gelato come questo, allora avrete shakerato bene. Possiamo servire il nostro drink, mi raccomando, in una coppetta freddissima. Ora, anche per quanto riguarda la decorazione, ci sono diverse scuole di pensiero. I puristi del Daiquiri lo preferiscono sicuramente senza. Ma ragazzi, io sono dell'idea che una decorazione sobria vada sempre aggiunta ad ogni cocktail, perché è una parte fondamentale. In questo caso ho scelto una semplicissima rondella di lime, che appoggeremo sul bordo del bicchiere. Che diciamocelo francamente, ti ricorda anche un po' i cocktail estivi e aumenta la sete. Bene ragazzi, con uno dei più grandi classici della miscelazione, il Daiquiri, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Mille Modi per Brindare. Ma prima sono davvero curioso di sapere ragazzi se voi nella vostra ricetta utilizzate i passaggi descritti in questo video o magari altre tecniche o altre varianti. Quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti e di nuovo ragazzi ci vediamo al prossimo appuntamento di Mille Modi per Brindare. Salute!